Torna anche quest'anno Valfino al Canto, una delle kermesse musicali più importanti dell'entroterra teramano, oserei dire anche abruzzesi, che giunge quest'anno alla 20ª edizione. Sarà un'edizione speciale? Sarà un'edizione speciale quest'anno, centrata principalmente, oltre che sul canto, principalmente sul ballo. Infatti il momento dei seminari, che ha inizio il pomeriggio alle ore 18, avrà come il momento di incontro e di riflessione culturale il ballo. Avremo Maristella, la coreografa del ballo della Taranta, e avremo numerosi gruppi abruzzesi che parleranno nel contesto del nostro saltarello, quindi sarà un'occasione di riflessione, di incontro e di scambi culturali. Valfino al Canto si trova quest'anno alla 20ª edizione e ripropone di nuovo, e questo è il nostro format, un'edizione senza palco, senza amplificazione, riproponendo i canti, i balli e i suoni della tradizione legata al mondo contadino e al mondo pastorale. Una tradizione ancora fortemente sentita sul nostro territorio, è per questo che parlo di anima, fortemente sentita in quanto i canti e i balli nelle occasioni di festa continuano a essere presenti, e vedasi i canti della partenza in occasione della sposa e dei canti della Questua per il Sant'Antonio. E quindi questa è una tradizione che continua a essere fortemente sentita e trasmessa nelle nuove generazioni. Valfino al Canto quindi è una manifestazione che si svolge lungo tutte le vie del paese, dove molti gruppi sono invitati, molti gruppi sono spontanei, per cui non c'è più distinzione tra suonatori e spettatori, è una sinergia nell'incontro.